Alessandro Greco, ciao Alessandro, e invece te hai una canzone dello Zecchino d'Oro che ricordi? Dello Zecchino d'Oro, devo dire la verità, no. No. Forse perché ho rimosso, diciamo, il ricordo di questa manifestazione in quanto viene seguita quando si è piccolissimi. Oppure può essere anche che il criterio ogni anno di mettersi davanti al televisore per seguire lo Zecchino d'Oro a casa mia non era molto diffuso. Comunque ritengo che sia uno spazio ormai tradizionale della, della televisione della RAI, che è un momento di aggregazione per i bambini e soprattutto per i genitori anche. Quindi un momento talmente gioioso che è bene che continui ad esistere sempre. Sempre. E adesso farai qualcos'altro in televisione? Io nel frattempo mi sono appartato un attimo perché è arrivato mio figlio che oggi compie 3 settimane, Lorenzo, e quindi credo che ci sia anche la capacità di dedicare del tempo doveroso per altre cose della vita che poi sono la vita effettivamente. E credo di ritornare fra poco, stiamo decidendo se con un programma nuovo prima e poi con un'altra edizione di Furore oppure il contrario, però fra poco vi verrò a ridisturbare a casa. Va bene, ciao Alessandro, ciao. Ciao bimbo bello, fai il bravo perché sennò Alessandro Greco ti tira le orecchie con Furore. Ciao.